Si spruzza, si colora, si incolla e si rende tutto più magico. Sembra di entrare in un mondo incantato qui nei capannoni del carnevale di Viale Piceno, dove maestri carristi, già da mesi prima, iniziano a dare forma ai giganti di cartapesta. È qui che tutto si trasforma e prende vita, è qui che ha inizio la festa di colori, profumi, forme e personaggi che giorno dopo giorno danno vita alle allegorie della kermesse più dolce d'Italia. I grandi carri ormai sono in fase di completamento, in attesa di sfilare in Viale Gramsci e stupire migliaia di persone. A scendere in corteo saranno 4 costruzioni di prima categoria e 5 di seconda. Nel primo cantiere siamo stati accolti da Luca Vassilice e Matteo Angherà. Abemus Carnevale. Forse. Qual è l'obiettivo? Che cosa volete esprimere attraverso questo carro? Allora, partiamo che non ci sono riferimenti sulla chiesa, ecclesiastici. È semplicemente una metafora su un conclave che forse vuole eleggere questo carnevale. Non è molto deciso, non è convinto su eleggerlo o non eleggerlo. Ecco, quale maschera avremo? C'è la figura principale, un grande papa, il re carnevale nelle vesti di papa, e sotto ci sono i 4 cardinali. Anche oggi siete alle prese con questi lavori. Che cosa vi manca? Gli ultimi ritocchi o ancora c'è molto da fare? No, dai, un po' da fare, gli ultimi ritocchi, ma c'è sempre. Gli ultimi 10 giorni sono sempre belli intensivi. Nei capannoni abbiamo incontrato anche altri maestri carristi come Daniele Mancini Palomuni, che era alle prese con il suo carro ispirato al Festival Jazz. Si auspicava questa bella storia e quindi ho approfittato per fare un bozzetto dedicato al jazz. Più che al jazz, ai gruppi di strada che suonano jazz. E alle tue spalle già troviamo i musicisti? Sì, qui ci sono 4 elementi della band che sto ultimando in questo momento. Qua alle spalle c'è la cantante e poi tutto andrà su un carretto e speriamo che piaccia. E noi siamo convinti che piacerà soprattutto ai più piccini, tra i veri protagonisti del carnevale, a sfilare tra i giganti. Poi sarà anche il paese delle meraviglie del maestro Ruben Eugenio Mareotti. Siamo arrivati alle battute finali, oramai siamo quasi a una settimana dalla prima uscita e quindi stiamo facendo gli ultimi ritocchi, i carri stanno prendendo il loro colore e speriamo che il tempo ci aiuti in questa prima sfilata del 24 di gennaio, che probabilmente insomma il tempo non sarà bellissimo, ma noi ci crediamo lo stesso.